Grazie Fabrizio, cercherò di essere molto sintetica. Mi è stato chiesto di fare una domanda sulle specifiche attività di monitoraggio che abbiamo svolto nella regione Toscana, è fondamentalmente la valutazione della tendenza, la quantità, la distribuzione e la composizione delle microplastiche della rete marina toscana. Questo perché, prima di tutto, a cosa ci riferiamo quando parliamo di microplastiche, il tema con cui appunto Fabrizio ha terminato la sua presentazione. Si intende per microplastiche quei frammenti di plastica che hanno dimensione inferiore a 5 mm. Questi frammenti possono provenire o direttamente dall'industria, dall'attività industriale, come sono gli abrasivi, sono le plastiche primarie, ma quelle diciamo che allargano di più a livello internazionale sono le microplastiche secondarie, cioè quei frammenti che si ottengono dalla disgregazione dei grossi frammenti di plastica, come ha mostrato precedentemente, a causa di un'azione chimico-fisica e di degradazione che può avvenire nell'arco di 10 anni. Le microplastiche stanno rappresentando un problema emergente a livello mondiale e in particolar modo a livello del Mediterraneo, di cui si sa ancora veramente molto poco, ma sappiamo che sicuramente sono presenti sulla superficie dell'ambiente marino, nella corona d'acqua, nella superficie del vento, sulle spiagge e fondamentalmente sono presenti negli organismi marini dove possono generare effetti negativi fisici e chimici. L'attività di monitoraggio che abbiamo svolto, il nostro obiettivo fondamentale era quello di appunto misurare la tendenza della quantità, distribuzione e se possibile la composizione delle microplastiche nella costa toscana. Ma per quale motivo queste microplastiche, che come abbiamo detto sono legate alla frammentazione di grossi pezzi di plastica, possono essere negativi per l'ecosistema? Per due motivi fondamentali: perché generano un effetto fisico sugli organismi che li inglobano, ma la cosa più allarmante è che possono generare un effetto di tipo psicologico, per due motivi. Uno, perché queste microplastiche funzionano come spugnette che assorbono i contaminanti presenti sulla superficie marina, in particolar modo i contaminanti persistenti, e talvolta possono assumere concentrazioni di questi inquinanti da 1.000 a 1.000.000 di volte superiori a quelli presenti nella corona d'acqua. L'organismo marino che assume le microplastiche può dar luogo a questo fenomeno. Peraltro queste possono liberare composti come additivi delle plastiche che generano negli organismi effetti tossicologici come di sottoventurine. Questo è quello che abbiamo visto e cercato di identificare sulla costa toscana, prendendo in considerazione quattro diversi transetti che sono quelli che abbiamo mostrato all'inizio, e abbiamo fatto questi diversi transetti, campionamenti da 0,5 km fino a 20 km. Queste varie aree di campionamento abbiamo operato con varie metodologie, utilizzando le retinomante e le retinofantitue. Per quale motivo? Perché noi avevamo due obiettivi. Il primo obiettivo era quello di valutare la presenza e la tipologia delle microplastiche nelle aree esaminate, e nello stesso momento volevamo valutare anche la presenza di eventuali composti legati a distruttori endocrini o appunto gli infarati. Quindi sono rappresentate molto semplicemente alcune fasi analitiche, questa è la determinazione del numero di microplastiche nei campioni, il loro colore, forma e dimensione, e la valutazione della presenza di questi agenti inquinanti che sono gli additivi delle plastiche. Molto brevemente, in ognuno di questi transetti che noi abbiamo esaminato abbiamo fatto un quadro di questo tipo che si divideva per le varie tempistiche di campionamento e il numero delle microplastiche, il colore, la forma e la dimensione. In maniera più sintetica, però, quali sono gli aspetti fondamentali? Gli aspetti fondamentali che i quattro transetti che noi abbiamo considerato, il transetto che ha presentato il valore più alto di microplastiche nelle varie stazioni di campionamento è sicuramente il transetto fotografico. Ma l'aspetto interessante dal punto di vista dei eventuali anche impatti
avanti sugli sistemi marini riguarda la diversa zonazione di queste microplastiche. Infatti le microplastiche sono presenti in concentrazioni molto più elevate negli ambienti pelagici rispetto agli ambienti costieri, e questo è un dato, diciamo, che presenta alcuni aspetti interpretativi estremamente interessanti che dovranno essere approfonditi successivamente. Per quanto riguarda invece la tipologia delle microplastiche, gli aspetti più salienti riguardano la forma. I frammenti più abbondanti sono sicuramente i diaframmenti, quindi provengono ad esempio dalla degradazione di un sacchetto di plastica. La dimensione più interessante è quella superiore tra 1 e 2,5 mm, quindi quelle forse sono quelle anche più interessanti dal punto di vista fisiologico, e il colore dominante è il bianco. Questo è quello che abbiamo ottenuto, e la domanda che tutto questo ci apre è sicuramente questa: quale effetto possono provocare le plastiche e le microplastiche sulla biodiversità del Mar Mediterraneo? Quali conseguenze possono provocare sugli organismi marini? Ad esempio, nel nostro dipartimento abbiamo fatto una ricerca supportata dalla Regione Toscana e dalla collaborazione con ARPAT, e abbiamo visto che il 71% delle tartarughe, la caretta caretta, che si spiaggiano sulle coste toscane hanno il 71% hanno la presenza di plastiche di questo tipo. Ad esempio, questo è il contenuto di plastiche presenti in una caretta caretta, 150 pezzi di plastica. Questo è quello che avviene sulle coste toscane e non è molto dissimile a quello che avviene anche in altre regioni del Mediterraneo. Sicuramente la caretta caretta è un organismo che può darci un quadro molto specifico della presenza e degli effetti delle plastiche nel nostro mare. Altri dati ancora più interessanti possono venire da altre specie, come i grandi filtratori, come il progetto recentemente finanziato dal Ministero dell'Ambiente su il più grande filtratore presente nel Mediterraneo, sulla Valle Nostra Comune, che ogni volta che opera un'attività di filtrazione riesce a filtrare 70.000 litri d'acqua. Questi 70.000 litri d'acqua contengono milioni di microplastiche e generano effetti tossicologici. E in molti casi abbiamo visto anche che le balene si trovano nelle zone dove la densità di microplastiche è alta. Questo vuol dire che le balenotte potrebbero essere anche interpretate come un possibile integratore dello stato di salute dell'ambiente pelagico. Quali potrebbero essere le conseguenze di altre attività che si svolgeranno sulla costa toscana, relazionate anche alla liberazione di macromicrolitere? Macromicrolitere è un argomento sicuramente di grande importanza, ma concludendo rispetto a quello che è il programma che verrà realizzato appunto nell'ambito della strategia marina del mare libero, sicuramente le criticità che abbiamo riscontrato riguardano fondamentalmente il numero di cambiamenti e la stagionalità di questi, ma l'aspetto più essenziale è la probabilmente mancanza di informazioni su quello che è il reale effetto sugli organismi, e questo è stato sottolineato recentemente dalla Convenzione di Barcellona con l'attività dell'Action Plan su Marine Litter, in cui la rete è stata indicata come indicatore della presenza di effetti del microlitter e macrolitter del Mediterraneo, e da tutte le ricerche svolte nell'ambito del gruppo del lavoro di 10, in cui questa specie viene indicata come sentinella del macrolitter del Mediterraneo. Queste sono le mie brevi considerazioni, e sono ovviamente anche a fornire tramite la fase successiva.